Buonasera e buonanotte. Benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Mentre stiamo spasmodicamente cercando di avere delle Scylla da catturare, qualche Evenza è sotto attacco da difendere, ma oggi punteremo ad allearci con i discepoli di Anu. Abbiamo una missione lì che ci aspettano un sacco di tempo, è ora di affrontarla. Tutto questo, ragazzi, ragazze e ragazze, dopo la sigla. E rieccoci qua! Allora, dove eravamo rimasti? Non mi ricordo più niente, è passato un po' di tempo l'ultima volta che ho registrato una puntata. Non abbiamo... abbiamo delle strutture dei Pandorani da distruggere. Eh sì. Io volevo andare qua, dalla Masked Manticore. Belobodorov! Belobodorov ha la... Invade the Cenarion Haven and kill all opposing force to prove our loyalty to the Cenarion of Earring. Non è stata una gran decisione, eh? Prendere questo, potevo anche scegliere di non allearmi col Sinedrio of bla bla bla. Altra pessima decisione, sarebbe meglio affrontarlo con questo. Naturalmente sta estraendo ricalco. Ma qua abbiamo Diabolik, Don Abbondio, abbiamo Qbert, abbiamo Rinnegatamante, abbiamo Tentaculat, quindi ce la possiamo fare. Abbiamo anche questo simpatico modulo per pigliarci. Potremmo mettere a questo affare qua un bel modulo e magari lo facciamo anche fabbricare. Dov'è che era? Cruise Control. Così riusciamo a muoverci un po' più in fretta con i veicoli, cosa che potrebbe essere utile. Via! Ma prima, commerciamo, tech per material. Noi gli diamo tech, loro danno material e cibo. No, Sinedrio ha delle ottime offerte su il... come si chiama? Vabbè. Andiamo, possiamo andare. Nessuno che ci dice qual è l'influenza che avremo. Octopus Garden ha subito un po' di danni al fronte. Allora avremo contro quei simpaticoni del Sinedrio, quindi gente che punta all'invisibilità e non è molto corazzata. Non credo che questa sia l'arma utile contro di loro. Però tu non hai quick aim, cioè non hai... hai extreme focus ma non quick aim, quindi va bene così. Mindsets. Potrebbe essere utile contro di loro. Bisogna livellare ancora un po'. Buone armi. So perché ho dato a te questo, che penso che non lo userai mai. O c'è anche questo, della verità. Allora, tu non hai proficiency con quasi niente, puoi mettere giù le torrette. Però sei l'unico, vale la pena caricarti. Tu fai un male cane adesso. Tu hai trooper. Ne facciamo una cosa. Io propongo uno scambio. Metti giù questa e ti prendi questo.
e al nostro buon Don Abbondio diamo... Dov'è? È sparito. Ah, è qua. Eccolo qua. Nessuna ricarica, quindi Ready for Action non ci serve. Una buona mira. Devo darlo anche a te. Te posso dare la sciarga. Del weapon proficiency. Dovevo darti il jetpack. Maledizione, l'ho dato a un heavy. Che fatica star dietro a tutti sti tizi, eh? E va bene così. L'unica cosa che potrei fare, ma non è utile in questo momento, è fare così. Curse più 12. Questo dà Stealth più 10 e curse più 5, curse più 10, Perception più 7. Meno Perception, totalmente meno Stealth. Pelino più di accuracy, però da Neural Disruption. No, però... Quanto hai di stealth? Stealth più 5. Potrei darlo a te, eh? Hubert. Perderai la tua simpatica voce. Perderà definitivamente la tua simpatica voce, però è un rischio che purtroppo devo correre. Hubert, adesso sarai impiegato allegramente per andare a quel paese. Gente con simpatici cose. Con poteri, tipo gli Acheron, roba simile. Dasheron. Ragazzi, nei commenti fatemi sapere com'è, qual è la pronuncia corretta. Acheron. Asfinacher. Ok, salva. Intanto cancelliamo. No, questo no. Allora, abbiamo già visibilità contro su un cecchino. Allora, c'è qualcuno che è già ferito. Ah, giusto, Octopus. Octopus, potresti essere tu quello che fa. Non ho abbassato il volume. Non ho abbassato il volume. Qui. Alert. Tu puoi ancora sparare, vero? Ma non sai a chi. Dark Merson. Un altro cecchino, lì ce n'è uno e qui ce n'è un altro. Va bene,
Vai. Proviamo a vedere cosa si riesce a fare. Oh, va bene. Rapid Quickness. E con questo dovrebbe essere un po' più facile. Vediamo. Ciao ciao. Ciao ciao. Quanto sono belle queste armi, eh? Io ti direi di andare a una posizione di sicurezza, tipo qua. Ne hai visto un altro? Dov'è? Oh, diamine, una sfida. Sfida con Tech Arm. Sì, a maggior ragione vai di sopra. Fagli salutare un braccio, così non può più fare niente. E va bene così. Allora. Vedete tutto sposto un po' più avanti. Qua ce n'è uno. Ready. Te la fai fargli del male? Direi di fare quick aim, così nel caso ti spostiamo. Ullala, qua fa malissimo, però non abbastanza male. Missed. Almeno siamo un po' più al riparo. Troppo poco. Troppo poco. Hubert. Molto molto bene, Hubert. Tu sì che mi dai soddisfazioni. Vediamo se riusciamo a mazzolarlo quello là dentro per bene. Fatto un po' troppo presto a fare rapid clearance, eh? Infiltrator. Tu non hai ready for anything? Vabbè, fa niente. Passiamo di qua. Vediamo chi è che c'è. Un altro cecchino. Ciao ciao cecchino. Ho lasciato giù una pistola, una Festus, va bene. Andiamo a andare di qua. Intanto scudarci. Mi scudi. E no, cosa fanno adesso? Tu te ne vai? Tu te ne vai? Sarebbe interessante se tu te ne andassi, eh? Tagging enemy. Aia. Beh, sono quasi tomati tutti, davvero. Solo la sfida. Se gli dai un becino, quanto gli togli? Troppo poco. Mi scusi. Vermicello può ricaricare la willpower di tutti? Sì, che lo può fare, bravo Vermicello. In compenso, lui si è messo in Overwatch qua. Ma non lo vediamo, qua non lo vediamo, eh? Ma magari... No.
Ce la fai a farlo fuori. Benissimo, benissimo, benissimo. Rimane solo la spida. Che però è pericoloso. Soprattutto da vicino. Tu lo riesci a vedere. Voi non lo riuscite a vedere, no? Tu lo riesci a vedere? Sì che lo riesci a vedere. Allora, iniziamo a fare una bella cosa. Se riesci, staccagli i thrusters. Shielding all thrusters. Vedo quello di coda e basta. That hurt, didn't it? Bene. Sarebbe stato interessante portarselo a casa, però molto bene, molto molto bene. Già così mi lascio un po' più tranquillo, perché ha una mobilità molto più ridotta. Caro mio Qbert, provaci. È rotto. Shielding è abbastanza forte. All, lasciamo perdere. Potremmo ancora tentare di colpire il thruster, ma non ce la facciamo. Mannaggia l'orca. Avviciniamoci di qua. Poi dovrai muoverti, vedere se riesci a recuperare qualcosa. Tu non riesci. Ah, giusto, tu non riesci a muoverti perché è giù lo scudo. Allora. Questo non ci servirà. Vediamo cosa riusciamo a fare da qua. Danneggiare ancora un po' un altro thrusters. Quanto male che gli facciamo qua. Vabbè, l'abbiamo già limitato. Va bene così. Octopus, Octopus Garden. Mettete in battaglia con due braccia del genere. Dor. Aspetta che si muova. Un po' di danno si fa. Tu fai una cosa, va. Vuoi recuperare quelli? Non so neanche se li posso tenere dopo la missione oppure no, quindi tanto vale che ci proviamo. Ah no, la pistola paralizzante torna molto utile. E questo vabbè lo consumiamo sempre. Altre non dovrebbero esserci. Allora lui si è piazzato qua. Non fa tanto danno, però paralizza. All shielding thrusters. E fai un po' di backtracking. Te la fai fare dashing di qua? Sì. Cosa ho lasciato giù? Una Koidomos Grenade, che non mi serve, però fa niente. Va bene lo stesso.
Molto molto bene. E abbiamo finito. Bene. Poi skill points torna sempre utile. Non molto lunga questa missione, eh? Neanche troppo sfidante. Inizio a pensare di aver settato all'inizio un livello di difficoltà troppo basso. I'm sorry about what the Synod of Yearning made you do. Those were not my orders. I have no desire to destroy those who disagree with us, unless their actions undermine humanity's chances at survival. The Synod is a necessary evil, but perhaps its usefulness is nearing an end. You have demonstrated your loyalty time and again. I believe you suspect that there is more to my plan than meets the eye, and you are right. The time is almost upon us. I will explain everything soon. Speriamo. Questa era stata pessima, è stata pessima. No. Bene, adesso siamo alleati. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo... Fammi vedere. Non solo possiamo fare le loro ricerche, non solo possiamo prendere le loro ricerche, ma possiamo aiutarli a fare ricerche. Per esempio, possiamo finalmente ottenere l'ultimo livello delle mutazioni che ci darà le Agile Legs. Supportive, non granché. Però possiamo migliorare il nostro rapporto con loro. Così. Questo si recavano da sole. Però. Così potremmo magari andare a coprire un'altra Pandoran Structure, magari. The Gift aveva il team di riserva. Dai, fate un po' di livellate un po'. Phoenix Avionics. Ok. Siamo sotto attacco ancora. Probabilmente ancora da questi. Non c'è nessuno che ha tipo un veicolo per paralizzare. Dove era la sfida? È già lì sopra, va bene. Ah, intanto possiamo anche creare... Non la Scyther, un'altra Scorpion. Un'altra Shard. L'altro Shard non lo possiamo fare, costano troppo, no? Scyther servirebbero. Scorpion sicuro servono. Rebuke serve, però abbiamo bisogno di più gas. Shargan anche. Abbiamo fatto un po' di archeology probe. Dobbiamo andare a esplorare dove? Qua lì sopra no. L'India non l'abbiamo ancora vista. Potete sparare? Guarda quanto territorio c'è qui da esplorare. L'Africa non l'abbiamo proprio esplorata, neanche l'Arabia. Abbiamo un modo per coprirne il più possibile. Adesso i siti degli antichi mi servono solo come riserva per prendere... E tu sei andato a vedere la Living Crystal. Allora, salviamo.
Intanto loro si sono completamente ripresi grazie a questo modulo, eh? È molto molto utile questo modulo. Abbiamo un'altra Masked Manticore che potrebbe averne bisogno. Vehicles, the Hibernation Pod, così almeno si riprendono anche loro. Voi dove state andando? State andando a prendere questo? Why? Dico io, why? Tra l'altro abbiamo bisogno di pronto il mio tendo, dobbiamo fare altri rebuke. Vabbè, fa niente. Adesso abbiamo bisogno di fare un bel deploy. Più 9. Allora, più 11. Discepoli di Anno, più 9. Quindi compensiamo il danno che abbiamo appena fatto al Sinedrio. Con il rapporto col Sinedrio. Quindi dobbiamo per forza farla. Intanto facciamo che lo curiamo, povero Octopus Garden. Allora, Close Quarters Evade potrebbe essere interessante. Cautious pure se non limitasse il danno, però se usiamo le armi paralizzanti potrebbe anche essere utile. Forse è più utile Close Quarters Evade. Però se si avvicina a qualcuno vuol dire che è già un problema. Diabolic. Accuracy più 5. Abbiamo bisogno di qualcosa che dia più accuracy. Però non mi ricordo mai qual è il vestito che dà più accuracy di tutti. Pazienza. Una buona resistenza e addirittura due armi paralizzanti. Va bene, questo è il team paralisi. Hashtag team paralisi. Tu hai questo che dà più mobilità, speed più 1. No, potrei darti questo che dà speed più 2, con accuracy meno 5 però. Con accuracy di più 7. Con questo hai più 20 accuracy. Cos'è che hai qua? Cosa ti dà questo? Accuracy più 0. No. Va bene, c'è anche il modulo che è Rigur Repeller Module, questo ha accuracy più 7. Non mi ricordo più cosa bisognava fare, forse così. Forse te basta semplicemente più willpower. Lavatrice. Oh, tu hai 20 addirittura. Mark for Death. Non l'ho mai usato finora, però potrebbe essere utile. Tu tra l'altro puoi fare doppia classe. Forse la cosa più utile è fare la doppia classe con lavatrice di mangione. Stealth è poca, eh? Stealth è poca, però la mia idea era quella di farti diventare un infiltrator. Che altro perché ha delle perk per aumentare il danno quando non ti si vede. Gambe però, stealth meno 10 non aiutano. Ancora uno stealth di più 5. Dato interamente dalla testa. Forse ti faccio così. Stealth di più 5. Aumenta la perception. Accuracy di più 10. Ma sì. Se no dovrei darti questo caschetto che ti aumenta la stealth di 10, però non ti dà accuracy. E ti aumenta la perception. Ah, via. Per il costo che ha. Ok. Mm.
Via, deciso. Shock damage, ma soprattutto sneak attack. Sneak attack, devo dargli. Hubert. Tu hai bisogno di una mounted weapon. Comportato molto bene l'ultima missione. Direi si va. Eccoci, allora. Proviamo. Scocciolare. Allora, ci sono due Arthron lontani. Abbiamo... Ok, qua è un posto dove potrebbe essere la spawnery, oppure qua. Lontani, ma non troppo, eh. Non vedo torrette né niente. Tu sei... perché sei ancora danneggiato? Io non capisco. Come fai ad essere danneggiato? Info. Ma al solito non ho abbassato il volume. Scemo io. Allora, shame on me. Perfetto. Eccola là. E dove dobbiamo andare? Qua c'è una... qua c'è una cassa da prendere. Ed è l'unica. A parte questa qua di fianco che potrei prendere mentre esco. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non male. Allora vai qua. Technician Ale. Un target, questo. Ah, diamine, niente. Dobbiamo usare la sfida per questo. Allora. Potremmo tentare di paralizzare qualcuno. No. No. Allora. Allora. Non è che tu... oh. Tu potresti fare un salto però, eh? Allora facciamolo in fretta, eh? Salterà fuori Acid Myrmidon adesso, vedremo. Praticamente svuotato tutta la riserva. Oh, un Triton Hitman. Molto molto bene. Ne ho visto un altro. E dov'è questo simpaticone? Di lì. Vabbè, per ora. E vabbè. Ce lo portiamo a casa. Ah sì, guardalo qua. Oh. Bene. Io direi che adesso posso muovermi a uccidere quest'uovo. Poi posso spostare tutto il team in avanti. Sì, lo so, lo so, lo so che stai preparando, ma non per... esatto. E adesso spostiamo tutto il team in avanti.
Non ho idea quanto potrebbe costare lo Psychic Scream. Perché se no la posso fermare. Spoonery! Ma non riesco a beccare neanche un uovo. Sinceramente è troppo corazzato. Diciamo che va di qua, va. Vai a proteggerlo. Un tritone. Tritone Poacher. Ok. Ora che arriva, siamo abbastanza tranquilli. Pdor. Sì, spingiti fin qua. Lavatrice, adesso sei anche tu capace di fare del male. Piercing 80. Secondo me tu riesci già a far del male alla Spawnery. Hubert, mettiti qua. In Overwatch con il mitra laser. Ok. Tentaculat. Tentaculat deve avvicinarsi il più possibile alla Spawnery. Sarà lui quello che può spaccare tutto. O perlomeno paralizzare. E ancora 11 will point. Molto bene. Don Abbondio. Metti qua vicino, va. Manca solo Rinnegatamante. Che può andare lui in puntare diretto alla cassa. No, è troppo improbabile. Vabbè, arrivano i rinforzi, ok. Speravo meglio, ma va bene così. Faccio gli Overwatch troppo in là. Va bene. Allora, cosa possiamo fare? Potresti correre intanto di qua a prendere la cassa. In teoria dovresti essere invisibile. Due belle casse di mutagen e il resto è abbastanza inutile. Attacchiamo la pinza o la spitteredda? Posso neanche fare vanish. Vabbè, potremmo anche tentare. Quando corrono storti mi fanno morire. Non credo ce la farai. E invece
No, con la pistola un po' più vicino. Inutile tentare di fare i cecchini. Tu chi puoi vedere? Rieni. Sì, ce lo puoi fare. Dovresti anche tentare di terrorizzarlo, eh? Vediamo. Ho visto la luminosità, ma non ho visto lui dove è andato. Potremmo staccare una Terror Red con un colpo solo. Tu non sei più invisibile però, eh? Per qualche ragione. Meno 43 will point. Beh, continuiamo a fargli del male, va? Andiamo su un colpo sicuro, va? Octopus Garden. Allora. La faccenda è che tu sei abbastanza in pericolo perché qui ce ne hai due troppo vicini. Quello è un fucile da cecchino, quindi tu dovresti andare perlomeno a ripararti di qua. Questo quanti punti? 7, 14, 21. Ce la possiamo fare, eh? Però me lo devi centrare praticamente tutte le volte. Bene. 26, tra l'altro. Non le l'hai beccato neanche una volta. Voglio arrivare perlomeno al 21. Poi quello ti urla, sei impanicato, scappi, io so già. E mettiti in Overwatch. Appena si sposta, me lo paralizzi del tutto. Lui ha visto il nostro. Gli tenterà di colpire. Ah, ecco chi è che l'ha visto. Questo maledetto l'ha visto. Avviciniamoci. Prossimo turno cerchiamo di farlo fuori. Allora. Qua c'era un poacher. Sette, quattordici. Allora, 16 siamo, eh? Dobbiamo arrivare a 22. 8, 16, 24, quindi dovremmo quasi esserci per portarlo a cielo a casa. E facciamo di qui. Perché al prossimo turno lì, quello lì, ritorna e fa male. Allora, dobbiamo fare una cosa intanto. Il nostro simpatico Hitman, gli lanciamo un vermicello per distrarlo. Ottima mira. E poi ci mettiamo al riparo. Vermicello c'è. Preso. Perfetto. Tutto come previsto. Però almeno gli hai messo solo lo scudo. Io quasi quasi farei scoppiare qua il vermicello, così. Punto di respawn, partono già messi male. Allora.
Lo so. Tu ce la fai paralizzarlo? Bene, così almeno siamo sicuri che quello è paralizzato. Andiamo di qua. Lavatrice. Tu ce la fai. Allora, lanciamone un altro, va. Così se c'è qualcuno che fa. Tenta ancora un altro respawn. Prende allegramente fuoco. Molto allegramente. Allora. Devo andare nella spawnery. E a farle male. Ma lo so che è lì. Infatti adesso lo paralizziamo. Non so dove mettere lo scudo. Attacca ancora questo, va. E quello viene a casa con noi. Ok, quindi questo è coperto. Riusciamo a fargli del male? Possiamo impanicare? No, non possiamo impanicare lui. Impanicare qualcun altro. Brutus Prime, che è paralizzato. Tipo 4 punti vita. Ai. Sono un mago. Ho detto 4 punti vita, ne aveva effettivamente 4. Comunque abbastanza morto. Non ci conviene andare molto più in là, eh? Ok. Poi dovremo comunque ritirarci. Te la fai staccare un'altra Terra Red, mi fai contento. E andiamo, fu un colpo sicuro. Dai, è quasi morta. Dobbiamo andare a prendere quella cassa là, quindi muoviamoci. Iniziamo a far del male la spawnery. Damage. Udor, sei rimasto solo tu. Te la fai a tirar giù quell'affare là? Sì che ce la fai. Vai! Urla qualcun altro adesso. Va bene. Questo è un altro punto in cui potremmo lanciare un bel vermicello.
anziché no, due vermicelli. Questo non è andato. Questo non è proprio andato. Mettiti esattamente nel punto in cui si respawnano. E scoppia male. Allora. Lo fai sterminarmi anche questo uovo? Benissimo. Benissimo, 240 bleeding. E abbiamo ancora tre uova da far fuori. Sono dall'altra parte. Andiamo a muoverci di qua. Mi sono paralizzato ancora per un po'. Vai! Colpisci. Non si può. Non si può colpire. Altro bel baghettino, no? Quanto mi piacciono questi baghettini. Quindi con quest'arma non si può colpire. Tu hai un action point. Non devi tentare qualsiasi altra cosa. Q-Berta, ripigliati, va. Non dashing, ripigli. Anche tu. Allora l'Arthron punterà a sparare al nostro vermicello. Se metto di qua non lo colpirò mai. Però ci proviamo. Abbiamo già abbastanza prede, non ti serve averlo vivo. Otto, sette, undici su dodici. Lì potrei tentare di paralizzarlo. Sembra abbastanza una cazzata. Oh no, giù vai qua subito. Anche se non potrei prenderlo subito la cassa, ma è un obiettivo, eh. Mutagen, missione gratis. Siamo a ritirarci verso la posizione di fuga. Vinsero battaglie grazie alla loro fuga. Ora non vorrei essere pessimista, ma nel caso quell'affare tentasse di avvicinarsi un po' troppo. Tanto so già che mi ammazza il mio povero vermicello, ecco. Povero vermicello, non hai un briciolo di cuore. Allora. Spostati di qua. Trecentoventi di bleeding. Iniziamo a fargli male un po' un altro uovo. In tre turni dovresti essere passare a miglior vita. Tu intanto prendi quello che c'è qua dentro, che non è granché, però una cassa di mutagen torna sempre utile. E avviciniamoci all'uscita.
Enemy spotted. Che nemico hai visto? Bah, uno paralizzato probabilmente. Allora. Qua, in questo caso qua, non riesco a capire. Vabbè, ma con Quick Aim tu dovresti passare a miglior vita, no? Non proprio. Dove sei? Chi sei tu? Potrebbe essere il caso di darti un'altra... di dargli un altro colpo? No, mettiamoci un Overwatch, basterà così. Tu avvicinati all'uscita, va. Octopus! Possibile che voi quando lanciate i vermi non riuscite mai a colpire niente? Boh, le Chiron riescono sempre, voi no. Per qualche ragione. Vabbè, fa niente, dai. Non è così importante. È l'unica cosa che conta. Game, un solo action point, quindi niente. Hubert sprinteva. Anche tu dona un bondio, tanto di qua se arriva qualcuno lo abbrustoliamo. Tu avevi una gamba rotta. È arrivato qualcuno e gli ho visto damage burning. Nah. Almeno non mi ha sputato addosso col veleno. E non riprovarci. Darfron? Oh, ops. Bruciato subito. Ce la fai stavolta a bloccarmi il punto di respawn? Benissimo. Nothing out action point, va bene. L'importante è che quello mi scoppi e mi blocchi il punto di respawn. Tu intanto distruggimi le uova che avanzano. Benissimo. Ora si può alzare le tende. E tanto questi sono belli che defunti. Sì, vabbè, ma quelli sono paralizzati, non si ripigliano, ma... Entro alla fine della missione, ma neanche... Tutta gente che ho già paralizzato, grazie. Abbiamo mutagen da vendere. E quel simpaticone tenta di muoversi di qua, lo facciamo secco.
Vabbè, niente. Ah, è già impanicato quello là. Allora, tu fai una bella cosa. Muoviti vicino al punto di respawn. La spawner è distrutta, quindi si deve evacuare. Sì, mori, vedi tutti quelli che avevamo già paralizzato. Va bene. Don't worry, è paralizzato. Iniziamo ad alzare le tende, va. Qua, copriamolo. Va bene. Copriamo anche di qua. Hubert, corri. E vieni di qua e ce ne andiamo. Lavatrice, via, fuori dalle scatole. Octopus, abbiamo lanciato già abbastanza vermicelli. Quindi Technician non ripristina le parti del corpo danneggiate. Ah, qua si è spento il fuoco. Si è spento il fuoco e chi l'ha spento sei tu. Giusto per ringraziare se qualcuno eventualmente saltasse fuori da lì. Via. E via. E abbiamo finito. Molto bene. Quindi oggi ci siamo alleati con il discepolo di Anu, gli stiamo dando una mano con le ricerche e stiamo cercando di ripristinare il nostro rapporto con le altre due fazioni, distruggendo vari Haven. La prossima missione sarà per la difesa del nostro, della nostra base. Guarda quanta roba che abbiamo portato a casa. Level extreme. I mani saranno pericolosissimi. Non ci danno neanche l'opportunità di armarci. Benissimo, allora. Abbiamo perfino tre Arthron. Ready, willing and able. Can't wait. Ma però questo si può usare una sola volta. Questi sistemi di mira sono abbastanza fastidiosi. Bravo Zack. Watch this. Da qua non ci riusciamo ad arrivare, eh? Neanche con Boom Blast, mi sa.
Proviamo, che ci frega. Doing it. No. Neanche con Boom Blast. Veramente fuori. Moving. Vai Zack, credo in te. No, non ce la facciamo, ma manco per la capo. Spaccheremo qualcosa. Immaginavo. Io ti direi di levarti da qua. Ma... ready to engage. Pessima mia. Vabbè. Abbiamo un gallo cedrone e un babyface. Sì, ciao. Potranno solo piangere. I'll be right there. Tu non hai lo scudo? Hai uno scudo, babyface. Però hai un mitra. Io pronto a ringraziarli appena saltano dentro. Pelle pure. Stati di qua. Sì, più o meno tutti. E direi che può bastare così per ora. Quindi ci manca solo Gennarino. Gennarino che è già visibilità qua. Dare Frenz è l'ultimo che è rimasto. Può lanciare un vermicello. E là dove lo può lanciare il vermicello? Lancialo qua, ma vediamo un po' cosa c'è. Mi piace questa inquadratura di fuori dal mondo. Panf! Cosa abbiamo visto? Mindfragger. Altri Arthron. Bane. Tyrant. Non. Nulla di troppo spaventoso. Continuano a fare danni a nessuno. La fiera degli Arthron. Adesso è spaventata. Questo ce l'hai pesante, eh? Guardali!
La fiera degli Shellbearer. Forse abbiamo paralizzato l'unico che non ci serviva. Non fa niente. Tac, potrei sterminare tutti in un colpo solo con i nostri simpaticissimi due affari. Ma perché non ero ancora allertato? Doing it. Qua ammasso solo. Chi contro chi possiamo sparare? Uno Shellbearer Champion, Shellbearer Champion. Questo non lo vediamo, se no lo potremmo sterminare. Non vale la pena usare quest'arma per... Scorder paralizzato, vai, stacchiamogli la gamba anche a lui. Target missed. Perfetto. Hai un'arma che non manca mai e riesce a mancare lo stesso. Moving. Nessuna armi paralizzanti da queste parti? Finger on the trigger. Non provarci neanche. Ready to engage. Neanche uno. Neanche uno. Vabbè, a questo punto portiamoci in posizione di tiro. Gennarino. Aspetta. I was born ready. Potresti paralizzare questo, ma non ce ne faremmo assolutamente niente. Qua. I'll be right there. Mettiti qua. Proviamoci. Se no, tu qui puoi, ti puoi colpire. L'hai paralizzato. Provaci. Ha colpito il mio. Già, non è una buona idea quella di mettersi vicino. Here. Tu sei a posto? Gallo. Penso non sia una buona idea quella di... Mazza, dove c'è i 20? Gallo. Piazzati di qua.
puoi sparare. Vabbè, metti lo scudo, tanto adesso arriva il mindfragger e ti brucia. Tanto abbiamo già abbastanza gente che ti può liberare. No, bisogna vedere, perché questo da mind control immunity, In teoria... Hai una mira fenomenale. Fenomenale. Anything that moves dies. Scratch one. Vabbè, è fin qui. Oiaia, ma guarda che è arrivato. Uillala. Sono assolutamente paralizzato. Allora, direi che marchiamo per la morte. Vediamo cosa si riesce a fare. Vai! Anche questi danno... Ah, tu in compenso puoi togliere lo scudo, prendere il tuo New Riser e darci dentro. Non è abbastanza, però. Let's go. Scegli qua. E serve un cecchino che gli disattivi la testa. Vai! Benissimo. Ciao ciao, chiamate rinforzi. Just do it up. Vabbè, un altro gioco. E quello non è più un problema. I was born ready. Devo ancora sparare uno di questi. Non il massimo, ma meglio che niente. Tu hai già sparato. Gennarino. Per levarci dalle balle un po' di quelli lì, eh? Vai. Non è il massimo. Non è il massimo. Tu con chi hai? Chi potresti sparare? No? Altamente improbabile. Potremmo distruggergli lo scudo? Eh?
No. Tu devi ancora muovere. Proviamoci. Tu hai due colpi, no? Quindi... Tu sei leggermente morto, eh? 37, bleeding 20, acid 20. Leggermente, ma non abbastanza. Un colpo. Molto bene. Va bene, tu ti candidi per essere il prossimo che paralizzo. Perfetto. Abbiamo già due paralizzati. Come biasimarlo? Lui è stato portato nello scudo comunque. Andiamo dentro di Rapid Clearance. Ci diamo dentro di Rapid Clearance. No! No! Beh, finito i colpi della paralisi. Finito. Non particolarmente emozionante. Pensavo molti di più. Parato nessuno, ma siamo seri. La nuova reclute. Un assalto e un berserker. Berserker che ha un cecchino, sniperist e farsighted. I bombardier. Un assalto. Dovrebbe essere interessante come cecchino infiltrator. Sempre se ne abbiamo bisogno. Containment. Mamma mia, non abbiamo bisogno né dell'uno né dell'altro. Abbiamo bisogno di commerciare i material. Oh my God.
Alright. Ok, quali sono le strutture? Questa è una. C'è la Citadel. C'è la Citadel. Ragazzi, c'è la Citadel. Prossima volta andiamo lì e gli spieghiamo il fondo schiena. Ma ora direi che si può andare a dormire. Quindi, ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta. Statemi bene.